Bene, torniamo nello studio, ci ho fatto, ci colleghiamo immediatamente, innanzitutto con Gianni Colacione, che è colui che condurrà il prossimo spazio, e naturalmente anche col che è qui Calabria, parte qui lo spazio qui Calabria, e naturalmente ci colleghiamo anche con Marco Marchese, che è il componente dirigente dell'Associazione Radicale Calabria Radicale, e anche componente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani. Vedo già Gianni Colacione, quindi favorisco l'ingresso in video, e Marco Marchese è già collegato. Ciao ragazzi! Ciao Ciao, buonasera, buonasera a tutti i web ascoltatori. Bentrovati. Marco, ciao Gianni, qui Calabria si pronuncia molto interessante. Marco, vuoi mandarci questo video? Sì, il video lo mandiamo, va bene, facciamo una breve premessa se tu sei d'accordo, io sono pronto già per mandarlo, è già caricato, per cui la banda dovrebbe reggere, facciamo un nuovo esperimento oggi. Sì, E perché ti saluto spiego, già. io ho difficoltà, riesco a mandare gli altri video perché sono sul mio computer, li apro con QuickTime, mentre quando vado sul flash, il flash mi brucia le risorse della CPU e quindi Non ti preoccupare, non ti semplicemente preoccupare, per faremo questo. questa cosa con condividi, quindi sperimenteremo anche questa nuova possibilità che ci aiuterà prossimamente anche per gestire meglio la regia. Allora, io saluto Gianni Colagione che mi condurrà e quindi cedo la parola a lui se vuole fare un paio di domande. Noi manderemo, allora abbiamo tempo più o meno fino alle 20:35. E abbiamo 16 minuti di video, spiego diciamo in premessa perché l'iniziativa che noi abbiamo fatto su una discarica qua vicino, come Calabria Radicale, un'iniziativa abbiamo lottato per fare in modo che questa discarica sparisca o perlomeno che non vadano più a sversare lì, è un video di 16 minuti, occuperà 16 minuti del nostro spazio, non spiegherò nulla perché è spiegato già tutto sul video e poi dopo ritorneremo in studio per commentare un po' quello che vedremo. Gianni, Sì, no, a te la parola. soltanto rapidamente, soltanto per presentare a chi ci segue, qualora non sia ancora informato, questa associazione Calabria Radicale, un'associazione radicale molto attiva appunto nella zona appunto di Nocera Terinese, se non sbaglio, Esatto. e molto attiva e sei appunto molto attivo animatore anche tu, soprattutto sui temi ambientali, sulla lotta per lo smaltimento, per la prevenzione o smaltimento dell'amianto, che è una peste che praticamente in cui tutta l'Italia praticamente è affogata, e ci porteremo appresso in termini di, danni alla salute ancora chissà per quanti anni. E Esatto. appunto percepisco appunto che hai questo video da mandare su questa nuova iniziativa, sempre a difesa e a tutela dell'ambiente. Per quanto riguarda questa discarica, penso appunto che potremo tranquillamente agevolarla e poi eventualmente facciamo qualche minuto di commenti. Bene, allora io lancio il video e ci ritroveremo fra 16 minuti esatti in studio, se tutto quanto andrà bene, per commentare quello che i nostri web ascoltatori e noi stessi avremmo visto e poi dopo un altro paio di informazioni per quanto riguarda l'associazione Calabria Radicale. Il Ecco. segretario di Calabria Radicale manda i saluti da Stoccolma e fuori per 3 giorni di meritatissima vacanza. Mandi saluti a tutti noi dello staff e a tutti gli web ascoltatori e la prossima volta ci ha promesso che sarà qui a sua viva voce. Oggi diciamo, tocca a me insomma, sostituirlo. Stavi dicendo Roberto? Ecco, mentre mandi, allora prova a mandare il video, vediamo se ci sono dei problemi. Bene, allora un attimo che lo faccio partire. Un attimo solo perché devo riavviarlo perché non trovo. Allora, chiamata, condividi dovrebbe essere. Nel frattempo posso fare un numerino di cabaret? Sì, vai. Guarda, mi ero preparato benissimo, però non trovo la condivisione dello schermo. Sto facendo una L'inconveniente è figura. l'ultimo Marco, momento. Marco, mi ascolti? Mettimi il dimmi link nella pure. chat di Skype, vediamo se riesco ad aprirlo incrociando le dita. Guarda,
dammi soltanto un attimo perché mi ero segnato questa cosa qua, però me la sono segnata male, cioè la condivisione proprio mi è una cosa che mi è veramente sfuggita, ma prima l'avevamo fra l'altro provata e quindi non riesco veramente a capacitarmi di come mi sia sfuggita. O facendo la videochiamata cambia il menu, oppure non saprei. Dai, dammi il link, Marco, c'è. Mandiamo il link. Allora, mandiamo il link, va benissimo. Allora, il link se lo posso recuperare dalla chat. Un attimo solo, L'ho trovato. Ah, benissimo. Vediamo perfetto. Se si apre. Allora, vediamo se si apre e lo fai partire tu. Se si apre, eh? Certo. Allora, intanto riprendo la linea. Io sto guardando disperatamente, mi ero preparato questa cosa, ma non ha funzionato miseramente. Purtroppo non sta caricando, perché chiaramente io ho la banda utilizzata al massimo. E le risorse da CPU sono al 90%. Vediamo un po' se si carica. Altrimenti dobbiamo togliere per qualche secondo l'audio e vedere se il problema è l'audio. Il video, pardon. Mi servono ogni volta. Salve a tutti, sono Marco Marchese, faccio parte del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani e sono dirigente dell'Associazione Calabria Radicale. Molti impegni in questa giornata odierna, oggi è il 11 agosto, avevo dimenticato, 11 agosto 2011, stamattina ci siamo occupati di una vicenda di smaltimento rifiuti, di amianto, di cemento amianto presso il comune di Fiume Freddo. Marco, mi senti? Sì? Sì, io non riesco a trasmetterlo questo video. Va bene, allora niente, faremo a meno di me questo video. L'avessi dovuto dire prima, ma io l'avrei scaricato e se l'avrei scaricato l'avrei trasmesso come un video se stava sul PC. Però così non riesco proprio a trasmetterlo. Va bene, non importa, possiamo andare avanti, okay. Diciamo anche senza il video, cercherò di spiegare che cosa è. Io vi saluto, allora. Vi lascio la trasmissione allora. Allora sì, ci vediamo alle 8:30, così poi dopo ci mandi lo spot certo. Riapriamo quanto riguarda la trasmissione. Anche le 8:35, così recuperate un po' di tempo. Benissimo. Okay. Banda alle ciance, allora a dopo. Gianni, a dopo, grazie Roberto, è accaduta una cosa semplicissima. Allora, sì. Sul territorio di Nocera Terinese, vicino alla nostra sede in pratica, è comparsa una discarica. Adesso perché noi su internet ci stiamo dando da fare e in più rilanciamo tutte queste informazioni per quanto riguarda cose che del resto sono cose piccoline che riguardano la piccola comunità di Nocera Terinese, cosa può importare ad una persona che sta a Milano oppure che sta a Napoli di che cosa della microdiscarica vicino alle porte dell'Associazione Calabria Radicale? Beh, importa perché noi stiamo cercando di ottimizzare un metodo che è un metodo prima di tutto di non stare più zitti, di parlare, di agire, di scrivere, di chiedere. E allora che cosa è accaduto? Qua vicino c'è un terreno che si trova lungo la statale 18 e lungo questa statale 18 c'è un varco di circa 7 metri, quindi non c'è il guardrail e quindi ci si può introdurre su questo terreno. Il proprietario di questo terreno ha pensato bene nei tempi passati di far scaricare su questo terreno del materiale edilizio di risulta e quindi ne è venuta fuori una specie di piccola piazzuola. Purtroppo il video non l'abbiamo a disposizione, magari poi ci attrezzeremo in una prossima occasione per farlo vedere, ma il link è passato sulla chat, basta andare sul sito www.calabriaradicale.it, ma anche su www.tvradicale.it l'abbiamo pubblicato, per cui il video è disponibile. Allora cosa è successo? Questo signore da parte dell'ANAS è stato multato perché stava facendo una cosa che non poteva fare.
Però ha causato un effetto questa azione, che c'è questo posto che non è tanto controllato, un po' fuori mano, dove altre persone che avevano del materiale da scaricare hanno incominciato a scaricare i loro di materiali. Chi ha pulito i giardini ci ha scaricato il materiale di risulta della pulizia dei giardini, chi ha ristrutturato il bagno e quindi ha prodotto delle macerie ha fatto la stessa cosa, e quindi questo materiale si è sempre più ammucchiato. Nell'aprile scorso abbiamo preso carta e penna, abbiamo scritto alla Procura della Repubblica, alla Polizia Municipale, al Sindaco, all'ANAS. All'ANAS in particolar modo abbiamo chiesto di chiudere questo varco, cioè un varco che non serve a nessuno, neanche al proprietario che probabilmente ha altri accessi per accedere a questo fondo incolto. In più è un varco assolutamente non regolamentare su una strada a scorrimento veloce, per cui andava chiuso. All'ANAS noi abbiamo chiesto di chiudere questo varco per impedire che altri camion scaricassero dell'altro materiale, questo ad aprile, per cui 4 mesi fa. In più al comune abbiamo chiesto di intervenire per intimare al proprietario di bonificare quel luogo ormai pieno di rifiuti, di materiale di risulta. Per fortuna non abbiamo notato che ci siano rifiuti pericolosi come per esempio Eternit, amianto smaltito abusivamente, ma è del materiale di risulta di edilizia e di giardini. E abbiamo scritto alla Polizia Municipale per andare sul posto e accertare questa cosa qui. Sapete cosa è accaduto? Quasi come sempre non è accaduto assolutamente nulla, cioè se ne sono fregati, e da aprile fino ad adesso il materiale chiaramente lì è diventato il doppio, perché questa poi è una zona di mare. Di conseguenza, quando arriva l'estate, che cosa si fa? I giardini si puliscono di più, le persone scendono, vengono alla casa al mare e decidono magari di fare dei lavoretti di ristrutturazione, chi la cucina, chi il bagno, chi ha deciso di modificare qualcosa, di fare un lavoretto nel giardino, e allora tutte queste persone hanno pensato bene di portare questo materiale di risulta lì, al punto che si è quasi intasata. Allora noi abbiamo fatto una cosa, diciamo, molto semplice: siccome nessuno ci rispondeva, siamo andati in una ferramenta, abbiamo comprato 20 metri di catena, dei cartelli, e siamo andati, dei lucchetti anche, siamo andati lì e abbiamo chiuso questo varco. Abbiamo chiuso questo varco e adesso vi posso far vedere con quale chiavi dei lucchetti che ci sono rimasti, e che in settimana praticamente spediremo al sindaco, perché magari poi il lucchetto potrà servire a lui piuttosto che al proprietario del fondo, se avrà la cortesia di farglielo recapitare per aprire e andare lì. E questo è il metodo che noi seguiamo quando queste persone non ci rispondono, perché vedete, a furia di passare, di far passare inosservate, no, le micro discariche, quello che è un litorale bellissimo, cioè noi abbiamo qui a Nocera Terinese un lungomare purtroppo corto, meno di un chilometro, sono circa 800 metri, però dal punto di vista tecnico e dal punto di vista come il posto dove è fatto, no? Lontano dalle strade a scorrimento veloce, con la possibilità di parcheggiare, con la pista ciclabile, con una zona pedonale amplissima, una zona pedonale di circa 12 metri, con l'erbetta, con i vialetti, con le persone che possono fare sport, con una spiaggia che fino al bagnasciughe è lunga circa 250 metri, per cui non si sta tutti ammucchiati lì, cioè un posto dalle potenzialità enormi, altro che Rimini Riccione, dove le cose stanno accatastate, affastellate l'uno sull'altro senza che ci si capisca nulla. Chiaro, ci vogliono più investimenti, questo è un pezzo di litorale di circa 7-8 chilometri che potrebbe diventare un lungomare fantastico da questo punto di vista, perché c'è lo spazio, questo è. E a furia di trascurare la presenza di queste microdiscariche, tutto questo spazio qua si sta insozzando, perché ti giri da una parte e trovi del materiale scaricato, ti giri dall'altra e trovi l'Eternit, ti giri dall'altra e trovi la tettoia in amianto, ti giri dall'altra parte e trovi lo scolo abusivo. Volevi chiedermi qualcosa, Gianni? Sì, no, volevo chiederti, adesso sì. Non chiedo, appunto, conferma alla tua memoria, che Calabria Radicale abbia fatto anche un altro evento proprio sulla spiaggia, se non sbaglio, con una raccolta. L'anno scorso. Esattamente. Sì, l'anno scorso era accaduto veramente il paradosso, no? Nel mese di, già in ritardo, era il mese di giugno, qui purtroppo la stagione
per ragioni che adesso non sto a spiegare perché sarebbe troppo lungo, si è accorciata tantissimo, colpa molto degli amministratori. L'anno scorso, nel mese di giugno, durante l'inverno, è normale, no? Ci sono le mareggiate e ogni volta che c'è una mareggiata arriva del materiale. Arriva del materiale che portano i fiumi ingrossati perché c'è gente in civile che ancora smaltisce, che ne so, il frigorifero, l'elettrodomestico, le gomme delle macchine, buttandoli, diciamo, negli anfratti dei fiumi. Smaltisce una parolona. Smaltisce proprio. Insomma, abbandona, direi. Smaltisce, abbandona abusivamente questi materiali lì. Le fiumare durante l'inverno si ingrossano, prendono tutto questo materiale, lo portano a mare. Quando c'è la mareggiata è chiaro che il mare non si tiene niente, il mare lo restituisce e lo restituisce sulla spiaggia. Allora restituisce tronchi d'albero, copertoni, elettrodomestici, lamiere, di tutto e di più. Giustamente si avvicina la stagione estiva, l'amministrazione comunale ha pensato bene di mandare una pala meccanica sulla spiaggia per andare a prendere tutto questo materiale. E dove l'hanno portato questo materiale? Sotto le nostre finestre, perché noi siamo proprio a ridosso della spiaggia. Cioè, hanno fatto la pulizia, però poi hanno mucchiato tutti in un posto, poi puta caso gli è andata male perché è coinciso con il posto proprio sotto le nostre finestre. Allora noi abbiamo aspettato, eravamo sicurissimi che in 3-4 giorni sarebbero venuti poi altri mezzi con i camion per raccogliere questo materiale e portarlo a discarica, a smaltimento, come si dovrebbe fare. Passata una settimana, due settimane, non è successo niente, allora ci siamo messi in moto con comunicati stampa, visite in comune, abbiamo fatto un po' il diavolo a quattro e siamo riusciti a farla sbattere. Non solo. È diventato praticamente un luogo di stoccaggio. Era diventato un luogo di stoccaggio, abbiamo impedito questa cosa qui, infatti quest'anno non si è riverificato, hanno fatto la pulizia però hanno provveduto per tempo perché altrimenti lo sapevano che ci avrebbero trovati a presidiare il territorio col comunicato stampa pronto, anzi con qualcuno che magari si metteva davanti alla pala meccanica, e quindi quest'anno hanno fatto la pulizia però hanno smaltito immediatamente il materiale che il mare durante l'inverno ha restituito. In più poi l'anno scorso siamo riusciti minimamente a dialogare con l'amministrazione comunale e allora siamo riusciti a farci mandare pure un autocompattatore e l'abbiamo praticamente riempito, abbiamo organizzato una giornata ecologica e abbiamo riempito completamente questo autocompattatore di elettrodomestici, ferraglie, tavolini di plastica, sedie rotte, sdraio, ferraglie di tutti i tipi e abbiamo fatto un po' di pulizia. Perché facciamo questo qua e perché ci occupiamo, oltre ad occuparci, ecco, da qui a qualche minuto parleremo per esempio di una cosa molto molto più importante, sono le mafie. Allora perché un'associazione come la nostra si occupa anche di queste cose, diciamo, piccole piccole, che la micro discarica che puoi trovare sotto casa? Perché bisogna occuparsi anche di questo, e se ci fossero non una ma cinque associazioni che presidiassero il territorio di Nocera Terinese e 5.000 o 10.000 associazioni in tutta Italia che presidiassero il territorio e rompessero le scatole con le lettere, anche con le azioni, vado nella ferramenta e non me ne frega. Cioè io voglio vedere, io ho fatto una cosa che sicuramente non si può fare, cioè io sono andato a chiudere un varco di una strada statale, però siccome è una cosa di buonsenso, io adesso voglio vedere chi è che mi viene a dire che ho fatto una cosa sbagliata. Siamo a cavallo tra la mobilitazione e l'episodio di disobbedienza civile, insomma. Esatto, più o meno a metà strada lì, anche se in questo caso qui abbiamo fatto più un'azione dimostrativa, però è un'azione dimostrativa che sortisce un effetto. Abbiamo fatto un po' una furbata, ma non penso che quelli che andranno a scaricare lo diciamo un po' a bassa voce, no? Cioè la furbata è quella che oltre ai cartelli di vieto di discarico, io ci ho messo pure un cartello area video sorvegliata. Non è vero che c'è la telecamera, però il dubbio resterà sempre, certo. Diciamo, nella testa di chi magari dice adesso vado a scaricare là, e se poi c'è veramente la telecamera che lo sta riprendendo, e lo scarico, certo, abusivo dei rifiuti è un reato penale, si finisce, sì, in tribunale, sono fastidi, e quindi io conto veramente che questo problema qui, questo adesso è l'inizio del problema, perché adesso impediremo lo scarico di ulteriori rifiuti. Il passaggio successivo sarà poi dopo quello di ottenere la bonifica di quel sito, e se il proprietario nei tempi intimati dal comune non lo fa, il comune ha il dovere di farlo e di addebitare le spese al proprietario del fondo.
e se il proprietario del fondo non può permettersi di pagare quelle spese per l'incuria, per la sua incapacità, per tutto quello che vuole, è gioia mia, se lo può pure vendere quel fondo. Certo, certo. Tu hai qualche Marco, domanda? Sì. No, volevo sollecitarti anche su un'altra cosa in questi minuti che abbiamo. Adesso io non so se Calabria Radicale abbia tra i suoi, diciamo, iscritti dei bravi nuotatori, ma perché dico questo? Non è perché sono impazzito, però siccome bravi voi state... nuotatori? Nuotatori, esattamente, nuotatori. Sì. Voi state in un territorio vicino appunto al mare, quindi è importante anche tutelare non solo ciò che si vede, ma ciò anche che non si vede. Purtroppo tra le persone, la categoria di persone che, come dici, smaltisce, direi abbandona i frigoriferi nelle fiumare o sulle spiagge, ci sta anche, tra loro ci sono anche le persone che con la macchina si avvicinano dove c'è il mare, spesso su scogliere, che scaricano i loro propri rifiuti facendoli sparire sott'acqua, sì. Che non si vedono più, però poi però, un po' quello che è accaduto a Capri, che si sono accorti che nella Grotta Azzurra sotto ci stavano una discarica, una vera e propria discarica subacquea. Vero, che guarda, poi accade purtroppo che quando c'è qualche turista o qualcuno che va a nuotare ci si possa anche far male. Guarda, io su questo ti voglio dire anche una cosa che allora, noi, il nostro è soltanto un sospetto, quindi non è ancora suffragato da evidenze che possano, diciamo, farci dire con certezza che ciò avviene, però abbiamo notizia che in Calabria ci sono 2 o 3 depuratori che sono delle strutture gestite dal privato con affidamento dal pubblico, che teoricamente potrebbero smaltire il percolato delle discariche, e ci hanno riferito, però ripeto, questa è una notizia da prendere assolutamente con le molle, e ci hanno riferito che in realtà questa depurazione del percolato delle discariche, che settimanalmente giunge dalle discariche siciliane, non viene fatto e tal quale finisce in mare. E questo è uno dei problemi. Un altro problema, per esempio, è il litorale. Cioè, il litorale, purtroppo, la depurazione, soprattutto sulla costa tirrenica cosentina, è assolutamente disastrosa e problematica. Questo non solo causa che nei periodi di massimo affollamento il mare è sporco, cioè sporco proprio si vede la fognatura, perché i depuratori non ce la fanno, oppure quando c'è un guasto, no? Ad esempio qui a Nocera Terinese, serve il proprio comune 5.000 abitanti, Falerna 3.000 abitanti, Amantea circa 12.000 e Belmonte Calabro altri 3.000, per cui è un mega impianto, un impianto molto grande. Quando però, ad esempio, nel mese a fine luglio si sono rotte le pompe di sollevamento, tutta la fognatura di Belmonte e D'Amantea è finita tal quale a mare, cioè sulla spiaggia, scusate, galleggiavano gli stronzi, cioè, questo è molto chiaro. Per rendere, non solo tutti questi piccoli incidenti, e quando la fognatura va a mare tal quale, ha creato proprio sul litorale un sedimento che quando il mare è calmo tutto va bene, però dopo un po' che si va, diciamo, tu vai a farti il bagno e quindi calpesti sta roba che si sedimenta giù quando il mare è calmo, dopo un po' ti vedi che diventa sporca. Allora dici, ma da dove viene questa sporcizia? Senza accorgersene che sono i piedi che la muovono, perché si è sedimentata. Questo è il problema. Questo è molto grave, non si vuole ancora capire, affrontare efficacemente. Il presidente Scopelliti, che presenta la regione Calabria, ha stanziato dei fondi, però come al solito la trasparenza sullo stanziamento dei fondi, dove vanno, come vengono spesi, come sono stati spesi, su questo qui c'è un'opacità più totale e assoluta. E la Calabria, come la Campania, da più di un decennio è sotto commissariamento per i rifiuti, un ciclo dei rifiuti, che cioè una filiera dei rifiuti che non funziona. Non funziona non perché non può funzionare, non funziona perché fa troppo comodo che l'andazzo sia questo, perché fa comodo anche alle consorterie mafiose. Poi si entra in qualche modo nel circuito dell'emergenza.
si entra nel circuito dell'emergenza e qui sono, è un decennio che questa emergenza c'è e di conseguenza sappiamo quello che significa, no? Cioè i decreti, poi dopo popolazioni... Ordinaria emergenza. Ordinaria emergenza, esatto, l'emergenza diventa una cosa ordinaria a suon di milioni di euro sui quali, siccome è un'emergenza, vengono gestiti non si sa come. E, tu devi immaginarti che in commissione c'è proprio un atto parlamentare, no? C'è un'audizione in Parlamento dove, se non ricordo male, era il prefetto Serra che si è occupato di fare una relazione sull'emergenza rifiuti in Calabria, e in quest'atto parlamentare, in questa relazione, ci sta candidamente scritto che una parte, non tutta, una parte della contabilità dell'ufficio del commissario per l'emergenza dei rifiuti in Calabria, e diciamo che questa contabilità è orale, è affidata a fogli volanti o al ricordo dei funzionari. C'è qualcosa del tipo, il dirigente si alza, va dal suo assistente e dice: oh, ma dove l'abbiamo spesi quei 50 milioni? E quello fa un po' così e poi apre un cassetto e dice: guarda, 20 l'abbiamo spesi qua, ma aspetta che mi ricordo e ti faccio un appunto e ti dico, ti faccio l'elenco dove abbiamo speso gli altri 30. C'è veramente follia, questo sta in atti parlamentari, è successo anche questo in Calabria, cioè adesso le cose sono un po' cambiate, ma l'emergenza è sempre quella e i problemi sono rimasti là immutevoli. Hai qualche altra curiosità? Sì. Altrimenti io... Dimmi pure. No, di altrimenti tu che alternativa proponi? No, le prossime iniziative di Calabria Radicale... Ah, molto importante, certo. Ecco, noi abbiamo un appuntamento che è già in linea di massima fissato per sabato 24 settembre, terremo... un'ulteriore conferenza sull'amianto. Ringraziamo Carmelo Impusino, che è il nostro iscritto e che si sta dando da fare per mettere in piedi questa conferenza nel suo comune di residenza, che è il comune di Melicucco in provincia di Reggio Calabria, dove c'è una situazione sulla diffusione dei prodotti contenenti amianto, per cui tettine, eternit e altre cose, che è veramente preoccupante tanto quanto hanno c'era Terinese. Poi nel mese di ottobre, non mi ricordo la data precisa, se è settembre oppure i primi di ottobre, c'è la seconda giornata nazionale sui silenti, per cui lì saremo impegnati a Cosenza e daremo una mano per raggiungere l'obiettivo di manifestare in tutte le cinque le province calabresi, 5 o 3, ma vediamo che fine farà la provincia di Vibo Valentia. E infatti proprio su quello ti volevo dire, chissà queste province che fine fanno. No, guarda, simpaticissima, perché a Vibo c'è il presidente della provincia che ha detto: no, non se ne parla nemmeno, noi a parte mo ci azzeriamo gli emolumenti, per cui noi non costeremo più niente, ma adesso facciamo una bella cosa, siccome non ce ne abbiamo il numero di abitanti, allora allarghiamo la provincia, allora ci allarghiamo a San Ferdinando, ci allarghiamo fino a Polistena, ci prendiamo pure una zona dell'Ametino, così superiamo quel parametro e... Allora Crotone magari farà la stessa cosa, che adesso si va a pigliare San Giovanni in Fiore. Guarda, una pagliacciata. E... mi sembra che doveva essere 300.000, se no, oh no, 30.000. Sì, 300.000, che tra altre cose non li fa neanche la regione Val d'Aosta. Allora lì dovrebbero abolire la regione. Comunque, prevedo che sarà una pagliacciata. Poi l'ultimo appuntamento che c'è in programma su Calabria Radicale, è chiaro che poi a settembre ci sarà una fase un po' riorganizzativa, per cui gli appuntamenti saranno tanti altri e TV Radicale ne sarà informata tempestivamente, visto che c'è questo canale aperto e questo colloquio con una certa regolarità, e poi dopo il congresso di Radicali Italiani che si svolge. E poi portiamo sempre qualche cosa di nostro al congresso per far conoscere anche a tutti i compagni da altre parti d'Italia le attività della nostra associazione. Bene ragazzi, io sono qui implacabile alle 20:36, quindi non so se avete altre cose da aggiungere, Marco. No, per quanto riguarda me, se hai tu qualche domanda, altrimenti come spazio qui Calabria per adesso è tutto. Mi dispiace davvero che non abbia potuto mandare questo video, però ci riprometteremo di farlo la prossima volta perché era veramente interessante. Cioè, io ho cercato di fare la migliore spiegazione possibile, però
quello che rende le immagini è sempre qualcosa di migliore rispetto anche ad una buona descrizione, ecco. Bene, allora se siete d'accordo io manderei lo spot e dopodiché aprirei lo spazio per la nuova rubrica che comincia oggi, Aboliamo le mafie. Però Sono d'accordo con te. prima mandiamo lo spot. Va bene. Benissimo. Allora, torniamo un A attimo nello dopo. studio. Torniamo un attimo nello studio e dopodiché partiamo con lo spot. Un attimo di pazienza.